Ciao! Ciao! Sono Nicola del Negozio Passport. E io sono Marco del Negozio Passport. Oggi vogliamo fare un confronto tra due best seller di Oca e di New Balance. Ma prima, ragazzi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube o seguirci sui nostri social sia Facebook che Instagram. Nelle nostre avventure cerchiamo sempre di dare il massimo, e quindi oggi vi diciamo quali sono il massimo per il trail running. Siamo in compagnia, io ovviamente, della Oka Speedgoat 4, una scarpa best seller sia della stagione 2019 che della stagione 2020 di Trail. È stata corta fino adesso, però comunque la scarpa è stata utilizzata e i feedback sono sempre positivi. Scarpa molto molto ammortizzante, anche per distanze fino alle 100 km, quindi molto protettiva come scarpa. Caratteristica di Oka di avere un'intersuola molto alta, quindi molto protettiva e molto morbida. E ovviamente una cosa che hanno in comune sia la Yerro che la Speedgoat, la suola in Vibram. in questo caso molto tassellata e molto performante, adatta ai terreni anche più sassosi e più difficoltosi. Io invece Nicola ho in mano la Yerro V5, questa è una novità assoluta di questa stagione, ci è arrivata ai primi di dicembre, una calzatura che piace per la calzata principalmente, una scarpa che chi la indossa dice wow, come l'avessi sempre avuta. Altra caratteristica è l'intersuola, un intersuola molto ammortizzato, molto soffice, ti dà veramente delle sensazioni di protezione, di ammortizzamento, di contenimento del piede. La calzata è abbastanza ampia sull'avampiede e questo la fa differire rispetto a una Oca Speed Gold 4, che invece è un, po più, è un po' più precisa e anche il materiale è un po, più, diciamo, un po' più rigido, anche se non è il termine corretto, ma che rende, rende l'idea. Anche se non nasce principalmente per lunghissime distanze, si arriva tranquillamente comunque sui 40-50 km. È una scarpa che sta dicendo veramente, veramente la sua. Si può dire che la Yarrow V5 si è avvicinata al mondo di Oka? Ma per alcuni aspetti direi di sì, perché il mondo del running e anche del trail running sta andando verso delle suole oversize e molto morbide. In questo caso anche Yerro ha voluto incrementare e aumentare l'intersuola per dare fin dal primo approccio un appoggio molto soffice, molto morbido, che ti accompagna bene nella rullata, nell'appoggio del piede. La stabilità, anche in fase di passo, non è per niente male. Ovviamente il piede è un po' più ballerino, passatemi il termine, proprio perché non si vuole sacrificare il comfort. Sono scarpe molto diverse, ma che quasi si toccano, convogliano quasi nella stessa strada. Ovviamente devi essere tu a dirci qual è la tua preferita. E per questo ti aspettiamo nei nostri negozi oppure anche online sul sito www.passport.it Ciao!